reale non c'è, non c'è stata e non ci sarà mai un'unica interpretazione, o perlomeno un'interpretazione che possa racchiudere in sé tutti i significati di quest'opera. Nel nostro caso Don Giovanni è un personaggio, e non lo scopriamo certo noi, è un personaggio non personaggio, è un uomo, un essere umano che vive riflesso negli altri, che vive grazie agli altri, che vive dentro di sé questa tremenda ansia di eternità, di assoluto, che cerca di colmare, che cerca di in qualche modo sedare, calmare con la conquista femminile. Questo è la via che sceglie Don Giovanni. Nella nostra produzione è chiaramente una persona, un uomo intellettualmente molto onesto verso se stesso, non si rinnega neppure alla fine di fronte al diavolo, di fronte al commendatore, di fronte al suo destino. Don Giovanni non vive l'amore, però possiamo capire chi è Don Giovanni attraverso l'amore che gli altri provano per lui, attraverso i sentimenti che gli altri provano per lui. Di semplicità in Mozart da Ponte non ne ho mai trovata, nel senso che sempre ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte a una montagna. Questa musica così semplice apparentemente, ma che veramente ti apre delle voragini e ti mette di fronte a tantissimi dubbi. Rapporto musica-testo spesso è contrastante, anche perché spesso la musica, quindi l'orchestra, diventa un altro personaggio, perché commenta. A volte i collegamenti e le relazioni sono fortissime, altre volte le dobbiamo trovare noi. Aria di Leporello, penso a quando dice, fa conquista per il piacere di porle in lista, e Mozart mette una cadenza con questo fagotto pop, 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 che fa queste gocce quasi di sangue, non so come dire, e all'improvviso entriamo in un clima di concerto per pianoforte in re minore. Mozart scrisse tre cose in re minore: Requiem, concerto per pianoforte e Don Giovanni. Quindi già entriamo in un clima ben specifico. Quando dico le reazioni le dobbiamo trovare, Leporello la frase successiva la può dire in tanti modi, sua passione predominante, però Mozart scrive sei semicrome. E se noi gliele facciamo fare tutte uguali, sua passione predominante, ta 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 ta, crea un colore scuro, un'ansia, un'apnea che cambia tanto. Quasi subdolo diventa Leporello, mette proprio il dito, lo mette tutto nella piaga, ha quasi piacere. E ecco, è un esempio, che non sto dicendo che è il modo giusto, non ci sarà mai un modo giusto, è uno dei. È quello che ho scelto io. All'improvviso c'è una nuvola. E poi l'orchestra riprende il tema e ritorniamo. Ecco, le relazioni in realtà ci sono, sono fortissime. Però sta a noi, sta all'interprete. All'inizio Leporello può dire no, 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 può essere buffo. Leporello lì non è allegro, è scocciato. Vuoi star dentro con la bella, vai, puoi fare quello che vuoi, tanto ci sono sempre io qui che ti salvo. E quindi si apre a tantissime interpretazioni. È un'opera che ha una sua ciclicità, l'inizio dell'ouverture, l'entrata del commendatore alla fine, però c'è anche una ciclicità, se vogliamo, o un fil rouge armonico, l'entrata delle tre maschere, re minore anch'essa. E dà un'ansia, l'orchestra suona in pianissimo, però si crea, c'è una tensione. E io questa tensione l'ho trovata anche nel fandango delle nozze di Figaro. È sempre un'allegria, una gioia mai a tutto tondo. O spesso, e pensiamo anche a quanti film dell'orrore, no? O gialli, thriller, hanno preso spunto da questa situazione, di una musica, non parlo delle maschere, ma in generale, di una musica festosa che fa da sottofondo a un dramma, no?
perché fino a prova contraria poi la festa prosegue con le danze. A me ha sempre affascinato il percorso di Donna Elvira e quello di Leporello, che sono due personaggi che amo tantissimo, non solo musicalmente ma anche drammaturgicamente. Donna Elvira ha un percorso, entra con una furia, però attenzione, è una furia di una donna nobile, non di una paesana. E anche con l'orchestra ho cercato di lavorare per rendere questa rabbia, ma sempre con dignità, sempre con eleganza, mai volgare, mai eccessiva. Fino a rendersi conto nel terzetto dell'atto secondo e poi nell'aria, mi tradì quell'almingrata, rendersi conto che la colpa è sua in qualche modo. Lei se la prende con se stessa in quanto incapace di odiarlo. Lei vorrebbe ma non può, ma non ce la fa. E nonostante tutto, finale ultimo, gli dà ancora l'ennesima chance, l'ultima prova dell'armonia. Ecco, sono qui a darti l'ultima prova. Cambia vita, pentiti. Il catalogo questo. E Leporello è un personaggio fortemente empatico. Lui vive anche per Don Giovanni, prova emozioni anche per Don Giovanni. Quindi è un personaggio semplice sotto certi punti di vista, ma un personaggio di grande profondità. Leporello non è un buffo. Ci sono certe situazioni che fanno ridere, che possono essere buffe, che possono fare sorridere, ma Leporello è una persona che ha una grande sensibilità. E quello che lui dice dopo la morte di Don Giovanni per me è emblematico. Più non sperate di ritrovarlo, lontano andò. Non avete capito che chi era il mio padrone, che è dovuto scendere il diavolo in persona per portarselo via. Adesso parlo ovviamente per esagero, però questo secondo me è sempre stato il senso di questo finale. Che per alcuni Don Giovanni è più crudele se finisse con la sua morte. Io invece trovo questo, il finale, con, è vero, la morale alla fine, ma quello che Leporello dice agli altri l'ho sempre trovato di una forza teatrale enorme. Di Donna Elvira abbiamo già parlato, lei vive questo suo percorso e comunque lei finisce col colpevolizzare se stessa di incapacità di odiarlo. Lei è incapace di non amarlo e questa è la sua condanna. Donna Anna è su un altro livello, molto più ambiguo, quando racconta il rapimento, il suo sciogliersi, è sciogliersi dalle sue braccia o il sciogliersi come donna di fronte alla seduzione, lascia sempre aperte tante porte. Vive di grandi contrasti Donna Anna perché è dubbiosa, Donna Anna palpita, Donna Anna canta le pause, poi di contro ha questo, il rondò. Del secondo atto, con questa melodia così angelica, se vogliamo, però è sempre, è come il mare, calmissimo in superficie, ma che poi nasconde tormenti negli abissi. E questo è Donna Anna. Zerlina è l'ingenuità, però anche Zerlina ha il suo carattere, e quindi quando Donna Elvira gli scopre, e Don Giovanni dice a Donna Elvira, amore, ma dai, non vedi che io mi voglio divertire? Piano. Lei non sente, Zerlina non sente. Capisce cosa dicono perché Donna Elvira reagisce. Come divertirti? E lei, come divertirsi? Allora, ti volevi divertire? È vero? Non mi ami allora? Quindi vedi come le relazioni poi sono molto più complesse, no? Questa è la mia ultima opera qui da direttore musicale, sono stati anni bellissimi, 11 anni. Veramente questo teatro è diventato la mia casa, anche perché io ho, come penso anche sia giusto, ho vissuto rapporti non solo con questa fantastica orchestra, con orgoglio posso dire che ha una sua identità sonora figlia del nostro lavoro decennale.
con il coro, ma con tutte le maestranze, con le sarte, con i macchinisti, elettricisti, fonici, perché io ho sempre coinvolto tutti, abbiamo sempre parlato, come ad esempio come distribuire gli assiemi, se c'erano problemi, fare magari prima quello piuttosto che quell'altro, insomma si è sempre lavorato insieme, anche perché non dimentichiamo che ci sono persone che sono completamente nascoste, lontane da, appunto, da telecamere, da interviste, però queste persone poi permettono a noi di fare al meglio il nostro lavoro. Senza demagogia, non è di diventare schiavo, vittima, amico, insomma ci deve essere sempre un rapporto semplice, vero, senza recitare. Il lavoro del direttore d'orchestra vive attraverso gli altri. Noi da soli non facciamo nulla. E quindi questo Don Giovanni sì, chiude un ciclo, come qualche giorno fa abbiamo chiuso con Brahms e Dvorak, il Nuovo Mondo, anche lì, anche neanche a farla apposta. Comunque io provo ovviamente grande, io di mio sono insomma sempre stato un malinconico, quindi non è facile, è la scelta che ho preso, non è facile perché vuol dire che ho lasciato tante cose ho ricevuto, spero tante cose di averle date, di sicuro ho sempre dato il massimo di me stesso, il massimo impegno, e lascio un pubblico fantastico. Lascio, poi adesso Dio, insomma, sembra che debba morire, no? Però, insomma, io sono stato molto amato e ho amato tanto la città, amo la città, ho amato il pubblico, ho amato questa orchestra, coro, ho amato questo teatro che mi ha, per me è stato indispensabile come crescita umana, musicale, e ho fatto tanta esperienza sotto tanti punti, sotto tanti aspetti, ecco. E l'esperienza comunque è sempre un bagaglio di cui fare tesoro. Ci sarebbero tanti aggettivi per questa orchestra, è un'orchestra di grande duttilità, di grande cantabilità anche, e io con questa orchestra ho potuto realizzare, noi abbiamo potuto realizzare quello che secondo me è un aspetto fondamentale, il cantare insieme al palcoscenico. L'orchestra è sempre protagonista, è come spesso si dice anche nel basket, si diceva, il pubblico è il sesto uomo. Se mi si passa questo accostamento così un po' che fa un po' ridere, è una responsabilizzazione che io ho chiesto all'orchestra. Devono proprio scottare queste voci. Accompagnare le voci, accompagnare un solista, accompagnare un pianista. Non vuol dire esserne lo zerbino, esserne schiavo, accompagnare vuol dire farselo compagno, quindi è instaurare un percorso insieme. Quindi io chiedo tanto, sono molto esigente, perché voglio che l'orchestra diventi protagonista, senza però offuscare il ruolo che giustamente i cantanti devono avere. Parlando nell'opera, nel sinfonico io ho notato questa estrema cantabilità, è un'orchestra che ha proprio il canto nel suo DNA ed è una qualità indispensabile. Poi nel rapporto con me io mi rendo conto che poche cose devo dire, raramente devo fermare per dire che faccio una cosa, perché l'orchestra ormai mi conosce. Io mi ricordo qualche anno fa eravamo alla lettura di un'opera, penso fosse il Werther, quindi non un'opera del nostro repertorio italiano che magari l'orchestra può avere suonato centinaia di volte, e io mi ricordo che alla spalla dissi: mamma mia, ma non mi ricordo che io e te ci fossimo visti prima e ti avessi detto, li sei messo a ridere. No, ma tanto lo so che quando alzi il gomito fuori, quando alzi... E ci si conosce talmente tanto che, e questo è bello, questo è frutto della costanza del lavoro, della quotidianità. E, insomma, sono stato tanto presente in tutti questi anni.